no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing. Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, o meglio, a questo nuovo gameplay. Allora, perché ho fatto il primo gameplay sul mio canale? Perché volevo far vedere al mondo questo gioco, Moto Racer 3 Gold Edition, comprato alla strabiliante di cifra di 9,99€. Vediamo che è un gioco di moto, Moto Racer 3, magari è un gioco di macchine. Leggiamo qua l'anno, qua, 2006, signore e signori. Ma c'erano dei buoni giochi anche nel 2006. Volevo farvelo vedere. Allora, i requisiti minimi: Windows 98, vabbè, non ve li sto a leggere. Processore 450 MHz. La RAM, vabbè, la scheda grafica 16 MB. Qui andiamo forti. 650 MB. Funziona sul mio computer, quindi funziona su tutti. La RAM 64 MB. Minimi. I consigliati quanti sono? Adesso non so dove li ho messi, quello con i consigliati. Se minimo è 64 MB di RAM, quanti possono essere i consigliati? 6 giga e mezzo servono. Sui consigliati era scritto 6400 MB, una roba del genere. Comunque, cominciamo ad andare a vederlo. Qui ci troviamo nella schermata iniziale, vabbè. Facciamo go. Ragazzi, funziona anche Fraps, quindi è una bestia. Allora, vediamo. Nickname, age. Questo qui che roba è? Urca, cambiamo quello che vogliamo. Vediamo cosa gli mettiamo. Cosa gli mettiamo al nostro. Ovviamente mi ispira quello che viene dopo. Da questo. Andiamo su ok. C'è il multiplayer. Il multiplayer. Noi facciamo da solo. Non c'è single player e multiplayer. Proprio solo e multiplayer. Forever alone. Allora, qua vediamo su track i tipi di tracciati che ci sono. In ogni gameplay comincerò dal primo per andare fino all'ultimo. Per esempio speed, un gameplay, SX, MX, l'altro, trial, un altro, freestyle, un altro, traffic, un altro. Lo dividerò in diverse... com'è che si dice? In diverse puntate. Allora, andiamo su bike. Scegliamo la nostra bike automatico. Quanti cavalli ha? Non ci interessa a noi, non ci interessa. Pratica, ok, tanto non ci interessa. E quindi clicchiamo su play. Qui in basso, play, chica bom bom. Ok ragazzi, sperando che non si impalli, cominciamo. Ok, perché il mio computer riesce a gestire così tanta intelligenza artificiale. No, non riuscirebbe. Però vogliamo provarci con 18 fps ragazzi, 18 fps. Non ci credo. Non ci posso credere. Allora, vediamo che vanno tutti in fila, tipo Gran Turismo, solo che Gran Turismo è del 2009, questo è del 2006. Quindi Gran Turismo sbaglia, no ragazzi, che aiuto. Proviamo a fare una sgommata in fuoristrada. Wow! Ok. Che bel gioco, ragazzi, che bel gioco. Proviamo a inseguirli. Vediamo le mongolfiere. Le persone, mi voglio fermare a vedere le persone. Qui sono una bella gnocca. Vediamo. Oh, la la pep. Guardateli, sono delle persone vere. Ci ha messo delle foto vere di persone in un videogioco. Mamma, quanto sento io. Sta qui pure fin dentro al... com'è che si dice? Dentro al terreno. Però fa niente, continuiamo la nostra scampagnata. Vediamo il motore fisico ora andando addosso a qualcosa. Voglio testare il motore fisico, signore e signori. Lì c'è la ghiaia, quindi mi frenerebbe. Non riuscirei a fare la mega caduta. Fate conto che il motore fisico è meglio di quello di GTA. Cioè, vediamo, pam! Cioè, punta la moto, non l'uomo che è caduto, la moto. Perché non vuole far vedere il sangue, giustamente. Dai, cadi, pam! Ragazzi, avete visto un motore fisico d'ultimo livello, ragazzi, d'ultimo livello. Senti, io non ho idea. Aspettiamo. Così a caso si crea la... si vede il mouse. Ma c'è il contachilometri. Non ci credo.
sto andando bene a 20 km/h. Sembra che si sta facendo. Vai, eccolo. Sì, ma questa intelligenza artificiale qua non è intelligenza artificiale in realtà. Sono dei poligoni che si muovono sempre nella loro via perfetta. Vanno sempre dritti. E non si superano mai. Ho già provato a giocare, non si superano. Continuano così fermi. Tu li devi superare, punto. Non è che hanno, non so, non hanno neanche intelligenza artificiale, credo. Credo che basti, che seguano la loro linea. Vabbè, finiamo la gara. No, 4 giri, ne faccio 2. 200 km/h, 200 km/h! 200! 3, 260! Non freniamo! Siamo ancora a 200, però sono uscito di strada, che peccato. Mi sa che si starà impallando tutto, credo. Non freniamo! Non cade, cioè... Però, signore e signori, se... non so se avete visto, ma... Gli ha messo le sospensioni. Hanno ricreato il movimento delle sospensioni. Che piegata, ragazzi. 6 su 6. Mamma mia, quanto sono forte. Dai, quando è che finisce il giro? Quando è che finisce? Dovrebbe finire più o meno adesso. No, adesso sono... Cioè, cade sempre nello stesso modo. Però possiamo passarci sopra questa... cianciaglieria. No, non è caduto nello stesso modo, non ci credo. Ha scivolato tipo i pinguini. Yeah! So che non sentirete il volume del gioco, però... Non mi funziona il volume del computer, devo essere sincero. Cioè, è proprio il suono, non è che il volume... Che cazzo è successo? C'è un muro invisibile. Non è proprio che non si sente, non è che non funziona il volume del mio computer, proprio si sono disinstallati così a caso i driver della scheda audio. Proverò a reinstallarli, però cioè è una scheda audio del 2001 sta cosa qua. Ok, ci fermiamo di fianco a questo bell'uomo. Ciao, bellissimo. Sembra Gesù. No, non ci assomiglia affatto. Cioè, guarda, rimbalza! Rimbalza! Pom! Tre persone uguali. Fa niente. Comunque, ragazzi, per il video di oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima con... cos'è che era? No, non freestyle. MXFX, quella roba lì, che sono tutti quelli che fanno i salti. Per vedere come funziona sul mio computer. Ovviamente, che fantastico. Comunque, per il video di oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao!